giornata di sport. È lo sport che vince in questa 55esima edizione del Tecno. Benvenuti a Chiaravalle per la seconda giornata giovanissimi torneo delle regioni 2016 in diretta su LND Basilicata Channel. Ecco le squadre che stanno entrando in campo. L'Umbria affronta la Basilicata, tutte e due le squadre ferme a 0 punti, sconfitte da Calabria e Lombardia, 3-0 la vittoria della Lombardia sull'Umbria ieri, 2-0 invece la vittoria della Calabria sulla Basilicata. E allora squadre in campo con la divisa blu, pantaloncini rossi, calzettoni blu, la Basilicata completo, tutto bianco per l'Umbria. Prima l'inno nazionale che vi facciamo ascoltare. Nazionale italiano. E allora noi andiamo a leggere le formazioni, partiamo dall'Umbria che andrà ora in sovrimpressione, eccola qui con la nostra grafica, in porta Meniconi, in difesa a destra Labonia, a sinistra Cirillo, centrali Ortiz e Fumaria, a centrocampo Ragusa, Pelicci e Guazzone, a sinistra Dicato in attacco, a destra Scarselli, Lora Almonte invece la prima punta. In panchina Bartocci, Bazzucchi, Ceccarelli, Cubai, Di Bari, Di Patrizi, Pezzanera e Passeri e Tosti, allenatore e mister Giacomo Parbuoni. Passiamo invece alla Basilicata, ecco la grafica con Pennuzzi tra i pali, Tancredi, Tirone e Albano i tre difensori, Gorghini e De Oregge i fianchi di Truppo, Soldo alto a sinistra, Dorisio alto a destra e a Greco alle spalle di Antenori. In panchina Donna Ianna, Cappiello, Carbone, poi Frezza, Ostuni, Pecora, Ramicone, Rella, Santoro, allenatore Pasquale Martinelli. Qualche cambio per il tecnico della Basilicata con Tancredi al posto di, del numero 14 Ramicone, poi formazione quasi confermata, c'è anche la presenza di Deo Reggi che non c'era nella gara contro la Calabria. E allora stiamo per partire con la partita. Antonio Martino di Soverato è il direttore di gara di questa gara, come detto le due squadre sono ferme a 0 punti, mentre in testa Lombardia e poi la Calabria. Lombardia in vantaggio per la differenza reti. E allora andiamo a seguire la gara, con la gara che sta per prendere il via. Attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi la formazione lucana, pronto a dare il via alla sfida. Antonio Martino di Soverato, si parte in questo momento con la Basilicata, con Tirone che effettua il primo lancio, palla conquistata di testa da un giocatore della formazione umbra. Dovrebbero esserci un piccolo cambio dal punto di vista delle formazioni, della formazione umbra,
che vediamo sul terreno di gioco Passeri. A differenza della formazione data dal tecnico negli spogliatoi, ovviamente già parlava il mister Parbuoni di alcuni cambi che potevano avvenire poco prima della gara a causa di alcuni acciacchi, anche perché ricordiamo si gioca praticamente ogni giorno con qualche acciacco che sicuramente può essere maturato durante la gara. C'è un giocatore a terra della formazione lucana, dovrebbe trattarsi del numero 7 De Oregi, intanto si ferma il gioco. Anzi, è Adorisio il giocatore che è terminato a terra. Andremo a vedere, dovrebbe essere Guazzone il giocatore che non è sceso in campo. Anzi no, Guazzone c'è. Comunque andremo a capire ora con maggior precisione chi ha lasciato fuori il tecnico Parbuoni per l'inserimento di Passeri dal primo minuto. Albano sbaglia il passaggio, palla conquistata da Ragusa, Ragusa per vie centrali, prende il pallone allora al Monte, lo scambio e il pallone calciato da Scarselli, lo scambio tra allora al Monte e Scarselli, prima occasione da rete che arriva al minuto numero 1 con l'Umbria che riesce a trovare il varco giusto, lo scambio appunto tra Gerard Williams, Loro Almonte e Leonardo Lorenzo Scarselli. Palla che termina fuori, cambiato anche il portiere nella formazione lucana con Donaianna in panchina, Pennuzzi della Vigor Matera in campo. Rimessa laterale per l'Umbria, ancora un giocatore a terra. Si tratta forse di Pelicci. C'è bisogno dell'ingresso in campo dello staff medico con Alice Renga, la massaggiatrice dell'Umbria, che entra in campo per dare soccorso al giocatore a terra. Si sta delineando in questa categoria, come anche nelle altre, quello che si prevedeva nel pronostico prima del torneo, con una Lombardia sicuramente che punta a vincere, a confermarsi campione, è stata campione degli juniores e dei giovanissimi, e la Calabria ovviamente come padrona di casa che cercherà di portare a casa un piazzamento importante. Ancora fermo il gioco, stiamo cercando anche di identificare il giocatore che tra l'altro porta una maschera protettiva. Si è rialzato il giocatore terminato a terra, viene fatto comunque uscire dal campo come da regolamento. Passati i primi 4 minuti, due dei quali col gioco fermo. Si riprenderà la gara con la rimessa laterale affidata alle mani di Tancredi, poi di Oregi. Pallone lanciato lungo, termina fuori, rimessa laterale. Era il numero 19, ovvero Lorenzo Scarselli, il giocatore che è terminato a terra, è uscito e ora è rientrato e prende il pallone. Lo cede dietro a Guazzone, Guazzone prova a cambiare corsia, buono il break della Basilicata, il lancio lungo verso Antenori. Buona la copertura di Fumaria, mette il pallone in rimessa laterale. Primo guizzo della Basilicata con Antenori che ha provato la corsa verso la porta, viene stato fermato da Fumaria. Ancora il centrale dell'Umbria, riesce a far passare il pallone, ultimo tocco poi ancora degli ragazzi di Parbuoni. Rimessa laterale per la Basilicata che rimane in zona d'attacco con il numero 17,
a battere Soldo. Ancora Soldo mette in mezzo un buon pallone, occhio a De Oregi, in spaccata riesce ad allontanare il numero 5 Cirillo. Rimessa laterale. Tancredi mette il pallone in aria, Tana Scarselli, sera Guazzone, occhio allora al Monte, torna sul pallone l'attaccante dell'Umbria, allora al Monte deve cercare di lottare in una zona di terreno, ma l'ultimo tocco è il suo. La battere con le mani Tancredi, palla verso Antenori, colpo di testa di Cirillo, Guazzone, fallo, calcio di punizione Basilicata. Sale Albano, il capitano, per andare a staccare di testa ad Orisio, lui che andrà a battere questo calcio di punizione. Si avvicina anche il numero 9 Gorghini, però sarà ad Orisio a battere. Tutto pronto per questo calcio di punizione, pronto a fischiare Martino di Soverato. Parte ad Orisio, pallone basso, allontana Pelicci. Ancora rimessa laterale. Tancredi ad Orisio, ancora un pallone buttato in area di rigore, la Bonia, palla che termina fuori, continua a insistere la Basilicata, prova a passare Antenori, Guazzone, poi Gorghini, va a destra da ad Orisio, palla però troppo corta, Ragusa che può toccare a mettere il pallone fuori. Buon momento della Basilicata, ora sta spingendo la squadra di Pasquale Martinelli. Ancora Tancredi, questa volta però commette fallo. Fallo su Scarselli, calcio di punizione per la formazione Umbra. Pelicci. Poi la Bonia. La centrale per Guazzone, ancora Guazzone riesce a far passare il pallone sull'Oralmonte. L'Oralmonte deve difendersi dall'attacco di De Oregi, allontana al numero 18 Tancredi. Pelicci riesce a passare l'Umbria, sbaglia però il passaggio finale. Può ripartire Grieco, lotta con Pelicci, palla allontanata da Cirillo. Un po' di confusione in questi primi minuti. Sì, hanno difficoltà a elaborare una manovra d'attacco. Occhio allora al Monte, sbaglia il passaggio, c'è Albano, sbaglia anche Albano, palla conquistata da Guazzone. Occhio a Passeri, l'uscita da parte di Pennuzzi, ancora pericolosa con Passeri l'Umbria. Guazzone, la Bonia, prova a mettere il pallone dentro, buono l'intervento di Soldo, allontana De Oregi. Grieco, c'è il fallo sul numero 10 Claudio Grieco della Virtus Re Leone Policoro, va a battere Tirone, questo calcio di punizione l'ultimo della
Formazione Lucana, il difensore centrale. Difesa a 3 ormai collaudata da Pasquale Martinelli. Con un centrocampo ben imbottito e vario. La Bonia. Il Quazzone. Loralmonte. Scarselli, ancora Loralmonte prova, farà passare la sfera. Non ci riesce, molti errori in questa fase della gara. Albano prova ad uscire dalla propria metà campo la Basilicata. Gorghini prova a lanciare Dorisio, fa il movimento per cercare di eludere Cirillo. Palla che termina fuori, rimessa laterale per la formazione Umbra. Ortiz protegge il pallone. C'è il tocco di Grieco, rimessa ancora Bianca. Tancredi, Pelicci, Guazzone, Labonia, Passeri. Errore da parte di Guazzone, dall'altra parte c'è Antenori, stop and go di Antenori che scivola sul pallone. Allora può ripartire l'Umbria, il fallo da parte di Gorghini, mano al taschino per il direttore di gara, primo giallo per la Basilicata, ammonito Walter Gorghini che ha commesso fallo, un fallo anche piuttosto venale con la palla a centrocampo, andato in scivolata, calcio di punizione. Pallone lanciato verso l'area di rigore, colpo di testa di Adorisio, Antenori. Palla riconquistata dall'Umbria. La Bonia per Guazzone, Loralmonte, Adorisio. La conclusione è ciccata completamente da Cirillo. E c'è il fallo su Cirillo, forse un contrasto, un contatto che non ha permesso a Cirillo di calciare il pallone. Decide così il direttore di gara Antonio Martino di Soverato, calcio di punizione per l'Umbria. Come dicevamo, un po' di confusione, tanti errori in questa prima fase della gara. Siamo arrivati al 13° minuto del primo tempo. 0-0 ancora il punteggio qui da Chiaravalle, che sarà la sede anche della prossima gara, quella degli allievi, mentre ci sposteremo a Roccella per la Juniores. Colpo di testa di Passeri, sbilanciato, la palla termina fuori. Rinvio per la formazione allenata da Martinelli. Rinvio di Pennuzzi, il rilancio del portiere della Vigor Matera, il colpo di testa del numero 17 Pelicci, allontana Cirillo. De Oregi prova a tenere il pallone, Antenori deve lottare con Ortiz, la conclusione di Antenori, primo tiro in porta della Basilicata, palla che termina fuori, minuto numero 14. Ci ha provato Antenori con il destro, la palla è terminata non distante dalla porta difesa da Meniconi. Calcio di punizione, giù Scarselli, fischia Martino di Soverato. Pelicci non riesce a gestire bene l'azione d'attacco l'Umbria, ancora un fallo, ancora della Basilicata, calcio di punizione per l'Umbria.
È Di Cato, il giocatore lasciato fuori dal tecnico umbro, al suo posto con numero 16, come dicevamo, Alessandro Passeri della Cannara. Palla centrale per Cirillo, errore umbria e spazza De Oregi. Rimessa laterale per la formazione casacca bianca. Si sgola in panchina Parabuoni, allenatore che dal 2003 riveste l'incarico di selezionatore dei giovanissimi per la FIGC Umbria e allenatore che ha allenato anche in piazze importanti come Gualdo, Gubbio e Fabriano nelle Marche. Gubbio che poi tra l'altro ha fatto recentemente anche la Serie B. Riparte l'Umbria. Guazzone va da Scarselli, la copertura di Tancredi che evita la conquista del pallone. Lorenzo Scarselli del Vivialto Tevere Sansepolcro. Pericoloso dopo un minuto di gioco. Fermata ancora la Basilicata. Squadre un po' contratte e un po' distratte in questi primi minuti. Ortiz. Palla che scivola fuori, rimessa laterale per la formazione lucana. Antenori. C'è il fallo di Ortiz. Albano. Adorisio. Viene messo giù da Cirillo. Intervento irregolare. Blocco del terzino. Terzino sinistro. Calcio di punizione Basilicata, Grieco dal punto di battuta pronto a scodellare al centro, sale ancora Albano, c'è con il numero 20 Truppo, giocatori più dotati fisicamente, c'è anche De Oregi. Pronto a battere Claudio Grieco. Parte Grieco con il destro, pallone all'interno dell'area, allontana Pelicci, poi Tirone, intervento di Loralmonte, Grieco salva la Basilicata perché si poteva involare la formazione di Parabuoni. Riparte da Ortiz l'Umbria. Cirillo, Scarsella, Passeri. Errore nell'apertura, chiede scusa Pelicci. C'è un sacco di genitori dei giocatori qui in tribuna. Tribuna movimentata quest'oggi. Sente Chiara, forse la potete sentire anche in sottofondo, la voce dei tifosi. Calcio di punizione per la Basilicata. Gorghini e Grieco sul punto di battuta. Due in barriera invece per la formazione allenata da Parabuoni, ovvero Ragusa e Scarselli.
Occhio al primo palo, il pallone calciato all'interno dell'area, invece alla ricerca di qualcuno all'interno dell'area. Occhio allora al monte, la corsa di Scarselli che conquista il pallone, la palla in mezzo, allora al monte può girarsi, ancora allora al monte, controlla il pallone, deve girarsi, l'intervento da parte di Tancredi, anzi di Adorisio, bravissimo in copertura a tornare sull'ora al monte, spreca una buona occasione la formazione umbra. Dall'altra parte, palla dentro alla ricerca del numero 4 Antenori, troppo su Meniconi il pallone. Poco meno di un quarto d'ora alla fine di questo primo tempo, che ora sta cominciando a essere interessante. Occhio a Scarselli, molto rapido il numero 19, penetra in aria, la palla raccolta da Pennuzzi. Occhio soprattutto per la Basilicata alla corsa di Scarselli. Lorenzo Scarselli più di una volta sia a sinistra che a destra è stato capace di infilarsi in aria sfruttando al massimo la sua velocità. C'è un giocatore della Basilicata a terra. Tanto mentre ieri avevamo 36. Tutto pronto per tornare a giocare con Pennuzzi che rimetterà la sfera in gioco. Rinvio di Pennuzzi, palla alta, riesce a cogliere la Guazzone, poi bravissimo Passeri, bravo nell'anticipo, meno nel controllo del pallone, si trascina la sfera oltre la linea laterale. Guazzone, Pelicci, Guazzone, Ragusa, Scarselli, pallone messo in mezzo, ancora la presa di Pennuzzi, ancora Scarselli, sempre a sinistra. Tanto allontana Fumaria, Umbria che cerca di ripartire sfruttando, come detto in precedenza, la velocità degli esterni, sia di Passeri che soprattutto di Scarsella, mentre Lora Almonte fa da boa lì davanti, attaccante del Campitello e vice capitano di questa squadra. Capitano invece Giovanni Fumaria. Fumaria che ha vinto il campionato dei giovanissimi con l'Atletico Gubbio, lui e Michele Dicato e Bazzucchi. Calcio di punizione per la Basilicata. Grieco, palla all'interno dell'area di rigore, sempre lui Pelici, le prende tutte lui all'interno dell'area di rigore dell'Umbria, sempre presente, interviene anche su questo pallone. Passa il pallone Antenori, la palla che passa, il gol di Antenori, vantaggio Basilicata, non riesce a contrastare il tiro Meniconi. E allora la rete del vantaggio della Basilicata con Antenori, Michele Antenori, minuto numero 25.
Il vantaggio della squadra lucana che mette a segno la sua prima rete per quanto riguarda i giovanissimi in questa in questo torneo, in questa edizione del torneo. Michele Antenori, attaccante del Venusia. Prima punta scelta dal tecnico Martinelli, riconfermata rispetto alla gara precedente. Michele Antenori porta in vantaggio la Basilicata. Greco fermato, a partire Passeri, palla che termina fuori, rimessa laterale per i blu di mister Martinelli, soddisfatto Martinelli in panchina. Tra l'altro, come detto anche ieri, la Basilicata per quanto riguarda i giovanissimi ha anche effettuato dei test soddisfacenti dal punto di vista anche del risultato. Come dicevamo, la conquista del trofeo Paloac con formazioni quotate. Memoria al palo. Allora, diceva anche Martinelli, non c'è da avere paura di nessuno. Solo essere un po' più cattivi. Ora Antenori è riuscito a bucare per la prima volta la rete per la Basilicata in questa prima in questa edizione del torneo delle regioni. Rimessa laterale, batte Albano, palla per Gorghini, tirone Albano, allontanato il pallone Greco, buono il controllo di palla del numero 10 che prova la giocata. Ritorna sulla sfera la Bonia, allontana Dorisio, segue il pallone numero 17 Soldo, che è passato a destra, quindi ha cambiato corsia Martinelli, ha invertito le corsie a sinistra a Dorisio, a destra a Soldo. Felici, scarsella, fallo sul numero 19, calcio di punizione per l'Umbria. 28:30, ci avviciniamo alla chiusura di questo primo tempo che vede la Basilicata in vantaggio. Una gara sostanzialmente equilibrata, anche se bisogna dire che un paio di occasioni in più l'Umbria le ha avute, però è stato bravo l'11 di Martinelli a concretizzare con Antenori. Alza il pallone il numero 11 Guazzone, c'è però il contrasto tra Albano e Passeri. Proteste da parte dei giocatori della formazione lucana che chiedevano il prosieguo dell'azione. L'arbitro invece ha fischiato. E ora allora il Monte restituisce la sfera alla Basilicata. Gorghini prova il lancio smorzato. Soldo, Greco, Antenori. Gira Antenori verso Deoregi, il
intervento forse in gioco pericoloso di Ragusa. Passa laterale per la formazione umbra, mentre a terra si è rialzato, però c'era Grieco. De Oregi, Ortiz, Pelicci, break di Grieco che strappa il pallone a Pelicci nonostante il divario fisico. Bravissimo Grieco che conquista un calcio di punizione. Batte Tirone, solito schema con i giocatori più alti che vanno sulla linea lunga dell'area di rigore per buttarsi in aria e andare a colpire il pallone di testa. Batte Tirone, palla sul secondo palo, allontana la difesa dell'Umbria. Passeri supera il numero 20 Truppo, poi è bravo Tancredi a chiudere. Sbaglia Cirillo, rimessa laterale per la formazione di mister Martinelli. Rimessa con le mani di Tancredi, Antenori prova a far passare il pallone, c'è l'intervento di Fumaria. Fumaria che cercando di giocare più possibile su Antenori. Dall'altra parte Lora Almonte, corsa di Lora Almonte, tiene il pallone con l'esterno, la palla dentro, la girata e poi Passeri può superare il portiere. Passeri, ma è bravo Tirone a contrastare il numero 16 dell'Umbria. Aveva toccato Scarselli per permettere a numero 16 di trovarsi a tu per tu col portiere. Sbaglia però la conclusione, ha provato a superarlo. Punto numero 32, occasione ancora ghiotta per l'Umbria. Fumaria mette il pallone fuori, bisognava andare a battere con le mani dall'altra parte. Pelicci, Guazzone, ancora Pelicci nel corridoio, palla per la Bonia, ancora lo scambio che non si chiude per i giocatori umbri. Può ripartire la Basilicata, lo fa con Gorghini, va a recuperare un ottimo pallone la Bonia. Gira Ragusa, colpo di testa di Tancredi. Un soldo, stracina il pallone oltre la linea laterale. C'è il fallo su De Oregi. Calcio di punizione Basilicata. 30 secondi alla chiusura del primo tempo. Tirone. Mette giù Gorghini. Albano. Ricostruisce l'Umbria. Il pallone verso Lora Almonte. Prova a mettere il pallone dentro l'area piccola, c'è Tirone sulla strada di Lora Almonte, calcio d'angolo per la formazione umbra. Lo siamo proprio in chiusura, 35esimo minuto. Palla in aria, colpo di testa di Albano, la ributta dentro la Bonia,
sicuro Pennozzi. Si giocherà probabilmente per un minuto in più. Siamo già nel 36esimo minuto. Lora al Monte. La sterzata di Lora al Monte. Ancora la serpentina tentata dal giocatore di colore della formazione Umbra, che insiste tanto sull'azione personale. In questo caso però non è premiata la scelta di Lora al Monte. Rimessa laterale per l'Umbria. Palla all'interno dell'area di rigore, libera tirone. Ortiz ruba il tempo a Antenori, che tiene il pallone in campo. La corsa di Antenori brucia nello scatto il calciatore dell'Umbria, però è bravo Fumaria a bloccare l'iniziativa di Antenori. Pellicci. Andiamo verso il secondo minuto di recupero. Occhio Scarselli, bravissimo a rubare il pallone. Palla dentro per Lora al Monte. Allontana tirone. Ancora Lora al Monte. Ancora fase confusa. Pellicci, ma fischia la fine del primo tempo l'arbitro. 1-0 Antenori al minuto numero 25. Noi ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo di Umbria Basilicata, sempre su LND Basilicata Channel. E allora si riparte con il secondo tempo della gara tra Basilicata e Umbria. 1-0 il parziale, la rete al 25esimo del primo tempo di Michele Antenori. Due cambi in questo momento, con l'ingresso in campo del numero 13 Francesco Pecora e del numero 11 Luca Ostuni. Questi due cambi di Pasquale Martinelli, a breve andremo a vedere se ci sono stati dei cambi anche per quanto riguarda l'Umbria. Mentre sta per partire il secondo tempo, con l'arbitro, il signor Antonio Martino di Soverato, pronto a dare il via alle ostilità. Ora cercheremo anche di capire chi sono i giocatori che sono usciti per quanto riguarda la squadra di mister Martinelli. Ripartita intanto la partita. Palla conquistata dal numero 18 Ragusa. Poi Pellicci, fermato molto bene da Antenori. Ortiz, Ragusa, Pellicci, Guazzone, allontana Meniconi. Non dovrebbero esserci cambi, almeno una prima rapida occhiata, infatti non ce ne sono per quanto riguarda l'Umbria. Palla che viene allontanata da Ostuni. Fuori Tirone e Tancredi. Tirone e Tancredi sono i giocatori usciti, con Albano che si è spostato al ruolo del centrale, ruolo di centrale, la difesa a 3. Quindi Ostuni e Pecora. Entrati in campo al posto di Tirone e Tancredi. Si è fatto male Deoreggi, intanto a terra il numero 7 della Basilicata. Viene fatto uscire dopo le cure da parte del medico sociale Gennaro Gatto e del massaggiatore Giuseppe Araneo. Si ritorna a giocare. Palla allontanata da Gorghini e restituita di fatto all'Umbria. Ortiz.
Cirillo, Scarselli, fermato da Dorisio, con le mani Cirillo cerca l'Oralmonte, ancora l'Oralmonte, buono il movimento del numero 14, si fa vedere Scarselli, preferisce andare su Cirillo, l'Oralmonte, la chiusura da parte di Ostuni. Ragusa, Cirillo, ancora Dorisio, rimessa laterale per l'Umbria. Anzi, calcio di punizione per la formazione Umbra, il fallo di Adorisio. Va a posizionare la barriera Antonio Martino di Soverato, sul pallone l'Oralmonte. Pronto a calciare di destro, il colore dell'Umbria, il pallone in mezzo all'aria, allontana Antenore di testa, poi calcia lontano Soldo, rimessa laterale, affidata a Cirillo, Ragusa, Ortiz, va da Meniconi, il rilancio del portiere. Prova ad andare di testa Labonia, troppo lungo però il pallone per Labonia, che ha toccato di testa, però non è riuscito a controllare la sfera con le mani. Battere Pecora, lungo linea, cerca Soldo, colpo di testa di Labonia, ancora Soldo, riesce in un primo momento, sembrava riuscire a superare il diretto avversario. La rimessa laterale ancora della Basilicata, Pecora, Labonia, Felici, il lancio per l'Oralmonte, Ortiz, c'è il fallo su Ortiz, calcio di punizione per l'Umbria. Cirillo, Scarselli, Adorisio, buono il tocco di Adorisio che non riesce però a tenere il pallone in campo. Rimessa laterale Umbria, passati i primi 5 minuti di questa ripresa, 1-0 per la Basilicata con la rete di del solito Antenori, di Michele Antenori. Occhio Scarselli, la velocità, si porta avanti il pallone con il sinistro, palla centrale per allora al Monte, la chiusura di Pecora. Rilancia Truppo, Ortiz dall'altra parte, cerca Scarselli, tocco di Scarselli, questa volta giocata fine a se stessa, palla conquistata da Antenori, 2 contro 1, Antenori riesce a superare, sembrava essere riuscito a superare Fumaria che però torna sul pallone e riesce a toccarlo, ancora Antenori, il tocco di Fumaria, calcio d'angolo Basilicata, davvero buona la prova di Michele Antenori, gol a parte. Sta prendendo carico della fase d'attacco della Basilicata. Calcio d'angolo per i ragazzi di Mister Martinelli. La calciata all'interno dell'area, allontana Guazzone. Palla all'interno dell'area di rigore, dobbiamo correggere qualcosa riguardo la squadra lucana perché Tancredi c'è ancora, si è solo spostato. Non c'è più Grieco,
Intanto Antenori tiene il pallone, palla per Soldo. Antenori supera un avversario, può mettere il pallone in mezzo, c'è la deviazione con il braccio di Ortiz, il giallo per Ortiz, il calcio di rigore per la Basilicata, una rete molto importante, una possibilità molto importante per la formazione di mister Martinelli, col 2-0 e con una combinazione di risultati. Potrebbe passare il turno, ma attendiamo prima il calcio di rigore, sarà Michele Antenori a batterlo. Minuto numero 8, Antenori contro Meniconi. Parte Antenori, Michele Antenori, 2-0 Basilicata, minuto numero 8. Raddoppio e doppietta per Michele Antenori. Su calcio di rigore questa marcatura dell'attaccante del Venusia. Un 2-0 come dicevamo prima, importante per la squadra di Martinelli, che annulla perlomeno le due reti subite con la Calabria. E il raddoppio di Antenori Michele che sigla la sua personale doppietta con la punta. Confermiamo intanto l'uscita dal campo di Grieco, lo spostamento a centrocampo di Tancredi e ovviamente la presenza di Ostuni. A 0 quindi per la formazione lucana. Intanto tre cambi per l'Umbria, stanno per entrare sul terreno di gioco Loren Kubai, Leonardo Bazzucchi e Mario Di Patrizi. Lasciano il campo Cirillo, Ortiz e il numero 16 Passeri. Cambia anche la formazione, l'impostazione dell'11 del tecnico Parbuoni. Vediamo ora come si andrà a schierare l'Umbria per cercare di accorciare le distanze. Calcio d'angolo per la squadra in casacca bianca. Sul punto di battuta Ragusa. Batte Ragusa, palla fuori, in quanto alla sfera Guazzone. Poi Di Patrizi. Ancora un calcio d'angolo. Ancora Ragusa dalla bandierina. Batte Ragusa, non ci arriva nessuno, allontana il numero 18 Tancredi. Pelicci, poi Kubai, Adorisio si porta avanti il pallone, c'è la chiusura da parte di Bazzucchi. Allora Di Patrizi è passato come prima punta, anzi Kubai è passato come prima punta e Loralmonte va a fare l'esterno a sinistra. In difesa invece c'è il numero 11 Guazzone che va a fare il centrale al posto del appena uscito Ortiz. Si è spostato a centrocampo invece Di Patrizi. Il
Antenori. Invece gioca a sinistra al posto di Cirillo Bazzucchi. Proprio Bazzucchi in possesso di palla, all'ultimo tocco è di Bazzucchi. Bravo Ostuni in questa circostanza. Nel frattempo Martinelli sembra essere passato a un più prudente 4-5-1 con lo spostamento di Tancredi sulla linea dei difensori. Ancora un cambio, intanto per la Basilicata, dentro con il numero 6 Giuseppe Carbone, fuori Trupo. Bravo Luca, bravo Giuseppe! Parte l'Umbria, Pelicci, allarga il gioco a destra, dove c'è la Bonia. Bonia mette il pallone all'interno dell'area, Pennuzzi, caricato anche da Kubai. Rilancio del portiere della Basilicata, protegge l'uscita di Menicone, giocatore appena entrato in campo, ovvero Bazzucchi. Carbone insiste con la palla al piede, la perde. Questa è la sfera Fumaria, partito a destra il numero 9 di Patrizi, la palla messa in mezzo, occhio alla formazione Umbra, il pallone piazzato da allora al monte, ancora un'occasione per l'Umbria, poi il fallo in attacco per i bianchi di mister Parboni, prova a piazzarla. Allora al monte, minuto numero 15. Bazzucchi. Pelicci. Cerca la Bonia. Lungo per la Bonia, rimessa laterale per la Basilicata. Quindi le formazioni ora sono disegnate diversamente ovviamente rispetto a qualche minuto fa, con il raddoppio della Basilicata. Ora c'è Meniconi tra i pali, mentre seguiamo questa azione di Pelicci, allontana il centrocampo lucano. Dicevamo Meniconi in porta, Bazzucchi a sinistra, Guazzone e Fumaria centrale, la Bonia a destra, Di Patrizi, Pelicci e Ragusa a centrocampo, Kubai punta centrale ai fianchi, loro al monte Scarselli. Cambiato anche la formazione lucana con Pennuzzi tra i pali, Albano e Tancredi centrali, Pecora e Ostuni esterni, Gorghini, Carbone e Dioregi a centrocampo, con Soldo a sinistra, Dorisio a destra, Antenori prima punta. Sbaglia Di Patrizi, prova a recuperare, in qualche modo ci riesce Fumaria, poi il fallo a centrocampo commesso da Carbone. Calcio di punizione per l'Umbria. Siamo al 17° minuto del secondo tempo. Punteggio 2-0 per la formazione lucana. È un risultato, lo ribadiamo, importante in virtù delle possibilità di qualificazione dell'11 di Martinelli.
perché è stata annullata la differenza reti negativa dopo le due reti subite dalla Calabria, e sarà sicuramente importante anche in virtù del risultato che verrà maturato questa mattina tra Lombardia e Calabria, la terza giornata che si disputerà invece a Catanzaro Lido, al Cutro di Catanzaro Lido, domani sempre alle ore 9:30. Calcio di punizione, Umbria pronta a battere il pallone all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Antenori che spesso sui calci piazzati va a fare il difensore aggiunto per sfruttare i centimetri a disposizione. Antenori con le mani cerca Dorisio, il colpo di testa da parte di Bazzucchi. Pellicci, Carbone va a contrastare Pellicci, palla verso Kubai, la chiusura di Albano che mette fuori. Questi sono questi. Con le mani Ragusa. Pellicci, Antenori, grande lavoro di Antenori che ora supera Pellicci, va sulla corsa, lo stoppingo di Antenori messo giù da Pellicci. Pellicci che poi va ad alzare Antenori. Ancora due cambi. Modifica ancora la formazione il tecnico Parboni, ricordiamo ci sono 7 cambi per i giovanissimi, appunto fuori il numero 18 Ragusa. Vediamo chi è l'altro giocatore che ha lasciato il campo. Cercheremo di capirlo. Intanto dentro Dicato, che era stato preannunciato dal mister come giocatore titolare. Seguiamo questo calcio di punizione. Tancredi molto bene all'interno dell'area, forse un po' lungo, poi termina oltre la linea di fondo. E dentro anche Ceccarelli. Quindi Ceccarelli e Dicato, i due giocatori che sono entrati in campo in questo momento. Arriva un cambio anche per la Basilicata. Dentro con il numero 15 Marcorella. Fuori Soldo. Anzi, fuori a Dorisio. Fuori a Dorisio. Dentro Rella. Di Patrizzi. Tanto le indicazioni a bordo campo di mister Parboni allora al Monte. Colpo di testa da parte di Ostuni. Rincorsa di Marco Rella. Parte l'Umbria, Pellicci, contrasto che premia la Basilicata, chiede la trattenuta Pellicci. L'altro giocatore ad essere uscito è Scarselli per l'Umbria. Al suo posto Michele Dicato che gioca ora il pallone. Riesce a superare il diretto avversario Dicato, ma se lo trascina oltre la linea laterale. Dicato che ha preso il posto di Scarselli a sinistra.
Ora gioca con tre giocatori a supporto dell'unica punta che è Kubai. L'Umbria si sposta ancora allora al Monte, da esterno a praticamente trequartista. Allora al Monte con questo è il pallone, palla profonda verso Kubai, la chiusura di Albano. Carbone, allora al Monte prova a rubargli la sfera, resiste il giocatore della Basilicata, Pellicci, riesce a riconquistare la sfera, Bazzucchi, si va a vedere di Cato, buona la chiusura di Ostuni, ancora Bazzucchi che però mette le mani addosso sulle spalle di Deo Regi. Di 3 minuti di gioco, 2-0 per la Basilicata. La che termina fuori, ora rimessa per l'Umbria. Pellicci, palla lanciata lunga, il colpo di testa di Ostuni. Pellicci, Ceccarelli cerca la Bonia, in qualche modo Fumaria, perde il pallone alla Basilicata che l'aveva riconquistato qualche secondo prima, il pallone di Lora al Monte, profondo, niente da fare per Kubai che ci riprova, però c'è Albano che spazza lontano, Antenori da solo lì davanti, palla troppo lunga per il giocatore della formazione lucana. Scoccato in questo momento il 25esimo minuto di gioco, meno 10 ancora alla chiusura della partita, Basilicata che sembra controllare. Antenori, tenuto da Fumaria, ancora Antenori, si rinnova il duello. Alla fine la spunta il difensore centrale dell'Umbria, riparte la squadra di Parboni, la corsa di Decato. Ancora Decato, ancora Ostuni dal suo lato, sempre molto attento il numero 11. Pellicci, il tocco per Bazzucchi. Bazzucchi fermato ancora da Ostuni. Pellicci, prova a calciare, allontana Albano, Deo Regi, Kubai. Di Patrizi fischia l'arbitro. Calcio di punizione per la squadra mister Martinelli. Pennuzzi, il colpo di testa di Guazzone, Decato prova ad andare per vie centrali, si appoggia su Lora al Monte, la spostata a destra troppo lunga però per la Bonia. La Bonia che gioca terzino, ma è un terzino che si propone molto spesso nella metà campo avversaria. Ceccarelli, Lora al Monte, fermato da Deo Regi. Soldo, Ostuni, lancio di Ostuni,
sulla traiettoria c'è Pellicci, rimessa laterale Basilicata, gira De Oregi, ancora alla ricerca di Antenori, Bazzucchi, Lora al Monte, Di Patrizi, insiste su quella corsia di Patrizi, si abbraccia a Pecora, c'è il fallo, mano al cartellino per il direttore di gara. Il giallo per il numero 4 Mattia Ceccarelli, ammonito credo per proteste. Gioco interrotto perché ci sono i crampi per Tancredi. Ed è una cosa che abbiamo già segnalato durante le partite di allievi e juniores, qualche problema fisico di troppo, soprattutto per quanto riguarda i crampi per i ragazzi della Basilicata. È costretto al cambio Martinelli e Di Oregi, giocatore che è terminato giù per via dei crampi. Intanto si continua a giocare, si torna a giocare, pronti i tre cambi, due per l'Umbria, uno per la Basilicata. Pellicci gira a destra, era pronto la Bonia, il break della Basilicata, riconquista la sfera Lora al Monte. De Oregi tocca per Antenori. Arrivato il momento dei cambi, se ne accorge Antonio Martino di Soverato. Dentro Leonardo Tosti e Tommaso Di Bari. Dentro invece per la Basilicata Andrea Frezza che rileva De Oregi. Siamo in attesa di capire chi sono i giocatori invece a lasciare il campo della formazione Umbra, sicuramente Pellicci. Fuori Giovanni Pellicci. E fuori anche il numero 10, Giovanni Fumaria, il capitano. Ridisegnata completamente la squadra di mister Parbuoni. Antenori, anzi era il numero 15 Rella, cercando di tenere il pallone. Rimessa laterale per la Basilicata. Siamo al 31esimo minuto, giallo anche per Rella. Con le mani Pecora. Palla all'interno dell'area, di spalle Antenori, non riesce a girarsi. Rimessa dal fondo per l'Umbria. Partito con il numero 8 di Cato. Serve Tosti. Palla riconquistata dalla difesa della Basilicata, che è vicinissima al suo primo successo nel torneo delle regioni 2016. Guazzone, Ceccarelli, Pecora,
prova a spostarsi il pallone con la spalla Gorghini. Intervento falloso di Pecora, ora su Di Patrizi. Calcio di punizione per l'Umbria. Umbria che con una sconfitta quest'oggi sarebbe praticamente fuori. Ceccarelli dal punto di battuta, pronto a calciare di destro. Va Ceccarelli, pallone in area di rigore, mischia furioso in area e c'è l'intervento provvidenziale di Pennuzzi. Calcio d'angolo, Pennuzzi bravissimo nella mischia a rimanere attento e a disimpegnarsi. Calcio d'angolo. Pallone all'interno dell'area di rigore. Antenori si è fatto male allo stinco, rimane a terra il numero 4 della Basilicata nel tentativo di rinviare. È arrivato un contrasto. Il problema forse è lo stinco per l'attaccante, autore di due reti quest'oggi, è grande protagonista, sicuramente migliore in campo Antenori. Due reti pesantissime e soprattutto un gran lavoro fatto lì in attacco. Mentre siamo a un minuto dal 35esimo, attendiamo la segnalazione del recupero che sarà abbondante, questi tanti cambi, anche se molti cambi sono stati effettuati tutti insieme. Spray magico per Antenori. Si è rialzato Antenori anche se zoppica vistosamente l'attaccante. Siamo al 35esimo. Rimessa laterale, batte Ostuni. Sbaglia però il passaggio con le mani. Allora al monte, Pecora, allontana Pecora, c'è Ceccarelli, prova il lob di testa Ceccarelli, allontana ancora la Basilicata che prova a tenere distante dalla porta l'Umbria. Errore intanto di Guazzone, ne stava approfittando la Basilicata. Con il numero 15 Marco Rella, la conclusione è alta sulla traversa. Bazzucchi, Di Cato, prova ad accentrarsi a calciare col destro, facile per Pennuzzi. Trascorso il primo minuto, pare siano 6 in tutto i minuti assegnati dal direttore di gara. Colpo di testa di Tosti, conquista il pallone la Basilicata, buona l'azione di Soldo che può andare sul fondo, fermato però da Di Bari. Di Patrizi, Ceccarelli, si fa vedere, riceve il pallone Tosti, Di Cato, si infila in aria Di Cato, si allunga il pallone, la rimessa sarà per la Basilicata.
Rinvio per Pennuzzi. Di testa allora al monte. Fischia l'arbitro, il calcio di punizione, c'è stato intervento irregolare del numero 8 Andrea Frez. Calcio di punizione per l'Umbria. Intanto qui in tribuna ognuno dice la sua per quanto riguarda i minuti di recupero. L'arbitro, non abbiamo visto segnalazioni da parte dell'arbitro, né tantomeno da parte di qualcuno. Attenzione ora al pallone di Cato, l'uscita di Pennuzzi. E si accende una parapiglia tra i giocatori di Basilicata e Umbria. Tutto è nato forse da un contrasto all'interno dell'area piccola. Pennuzzi e Di Cato. Vediamo se l'arbitro andrà a ammonire qualcuno. Richiama Di Cato. Giallo per Di Cato e per il numero 18 della formazione lucana, Claudio Tancredi. Passato anche il quarto minuto di recupero, stiamo entrando nel quinto, il pallone rinviato da Pennuzzi. Colpo di testa di Bazzucchi, risposta sempre di testa di Carbone. Guazzone riesce bene a rubare il pallone Frezza. Antenori buttato giù, Antenori che si è rialzato, quindi nulla di grave fortunatamente anche in vista della gara di domani importante contro la Lombardia. Intervento irregolare da parte di Lora Almonte, una scivolata che costa il giallo a Gerard Williams Almonte. Ostuni. Il pallone calciato all'interno dell'area di rigore. Sono 5 e mezzo minuti di recupero. Arriva un altro cambio fuori con il numero 9 Walter Gorghini, dentro con il numero 14 Giovanni Pio Aramicone. Un po' zoppicante anche Gorghini, un problema, si tocca il ginocchio. Walter Gorghini dell'Invicta Matera. Lora Almonte. È andato giù Antenori che è stremato, ha corso tanto. Ancora Lora Almonte invece. Ancora polmoni pieni d'aria il numero 14. Corre in lungo e largo il giocatore del Campitello. Ci avviciniamo alla fine del settimo minuto di recupero. Palla sul angolo da parte del numero 15 Trella e finisce qui. La Basilicata vince la sua prima partita del torneo delle regioni 2016 qui qua in Calabria.
un risultato importante, doppietta di Antenori, il che significa che bisogna capire cosa è successo tra Lombardia e Calabria. Tre punti con due gol che annullano, come dicevamo, la differenza reti negativa della partita di ieri, e ora occhi puntati domani con la gara con la Lombardia che si giocherà a Catanzaro Lido. Fuori invece l'Umbria, dopo due sconfitte, 3-0 con la formazione lombarda, 2-0 con quella lucana. E allora grazie per essere stati con noi per questa partita, vi diamo appuntamento tra poco alla gara degli allievi, sempre qui sempre qui da questo stadio. La partita è sempre con l'Umbria. A tra poco.